Ragazzi, Grey Skull è vero. Se non ci credete, provate a dirlo ai tamarri. Scemi di merda. Tamarri. I tamarri sono alla ricerca di una scuola di canto e musica per imparare a cantare, perché vogliono diventare cantanti neo-tamarri. Tac! Tamarri! Grazie, finto pozzetto. Ale? Sono Massimi di Quarto, volevo imparare un po' tutte le arti musicali del canto, della musica. Madonna, che sforzo che hai fatto nella riflessione. Ti ho chiesto troppa roba. Niente, facciamo così, facciamo che non ti ho mai chiamato, dai, che sento già che non ci avete voglia di fare un cazzo. Telefonata. Tamarri. Pronti? Pronto? È la scuola di musica? Canto? Sì, insegnare a cantare. Io non insegno canto, però se vuole le posso dare qualche numero di riferimento. Sì, ma io non insegno canto. Sì, melodia, grazie che me lo sei. Lei cos'è che fa? Scusi, per capire chi ho chiamato. Ma lei sta a Trapani? No. Sono qui, allora, sono vicino. Vabbè, ma mi serve, io devo venire a Trapani proprio. Ma poi allora, a te che posso... cazzo te ne frega che cazzo devo stare a Trapani? Dammi sto cazzo di numero, muoviti. Ma pensa a te, un'ora e mezza qua, dove sei, chi sei? Ma che cazzo sei? Minchia, lo sbirro. Dai, per favore, dammi il numero. Ma ti devi proprio muovere. Ma che cazzo fai? Ma che cazzo ti credi? Che cazzo c'hai, un cavallo dietro che calcia contro il muro? Che cazzo sei, Zorro? Ma pensa a te, dai. Senti là che calcio. Vabbè. Oh! Ma pensa a te, oh, ma hai rotto il cazzo. Ma hai rotto il cazzo, oh! Tamarri! Scusi in batteria. Pronto? Pronto! Salve, sono Massimo di Quarto. L'ho chiamato col baritono che ho fatto tutto il fenomeno. E ho chiamato perché volevo sapere. Siamo un duo pesantissimo di YouTube, no? E noi abbiamo iniziato facendo trap, però vorremmo imparare a cantare proprio a cantarissimo. Madonna, che respiro che hai fatto, che è successo? Stai in palestra? No, la persona che stai facendo la... Non l'ho mai sentita. Madonna, che ti sei alzata stamattina proprio scazzatissima. Sta telefonata ti ha rovinato la giornata. No, non sapevo. Siccome di Mattarelli e Pazzarelli ce ne stanno tanti che ci telefonano, insomma, di gente poco seria, allora non capivo se era una presa in giro o una richiesta effettivamente. Allora, perché noi siamo un duo un po' sciroccati di mente, no? Cioè, siamo anche mezzi tossici, siamo personaggi orribili. Noi siamo di Quarto Giara, Abbiate Grasso. Sì. Cioè siamo periferia di Milano. Vabbè, ma da qui a Roma non vi conviene. Ma trovate la scuola a Milano, fate prima. Va, siamo pieni, spacciamo, siamo carichi di soldi proprio. Anzi, è meglio che ci muoviamo dal quartiere, che ci vedono a cantare e magari ci pigliano pure. Sì, vabbè, ma Roma è troppo lontana, state troppo fuori il settore. Poi una volta a settimana, ma come fate? Ciao! Ma guarda che ha fatto tutto lei, oh. Tutto lei, ha detto che non possiamo andare neanche a Roma. Tamarri. Oltre Marino. Wow. Pronto? Ciao. Senti, chiamo strumenti musicali, no? Sì. Ciao, ciao. Senti, volevo parlare con qualche esperto. Poi magari lo sai anche tu, non lo so, sai, non è che voglio fare quello che la donna non sa le cose, anzi. Magari sei super professoressa. Cioè, non sono quel tipo di uomo, ecco, volevo già presentarmi così. Piacere, ciao, sono Giovannino. Piacere. Ciao. Senti, io ho chiamato il negozio perché avrei bisogno di delle informazioni, perché vorrei preparare lo studio per fare la musica. Quella. Ok. Musica guardi, io sono diciamo una semplice commessa. Ah, ok, momento. Ok. Quindi per parlare di questo serve il mio titolare, che verrà oggi pomeriggio. Ah, quindi sei adesso non c'è, non posso parlare con lui, ok? Sei solo. Vabbè. Per ora ci sono solo io. Di pomeriggio dalle 5 e mezza in poi può chiamare. Sì. Vabbè, mi hai messo un po' in imbarazzo, te lo devo dire, devo essere sincero, Ma ha colpito molto la tua voce, ecco. Non voglio dire altro, nel senso non voglio passare da maniaco o altre cose. No. Però è giusto che uno, se c'ha un pensiero nella testa, lo dica, perché la vita è una sola e non va buttato via. Vabbè, oggi verrò in negozio e mi piglierà male, te lo dico già, perché sono uno timidone. Poi mi trasformo e divento Atahualpa. Va bene, dai, ti ringrazio, Grazie a lei. Ciao, gentilissima, ciao, bella. A lei. Ciao, ti mando un bacio.
Ciao fantastica. Ciao. Tamarri. Buongiorno. Abdu, sono Massimi di Quarto, sciroccatissimo. Voi vendete attrezzatura per scusami, non ho capito nulla. Vabbè, ma se parli con la voce che sembra due toni sotto la scorreggia, mica ci voglio di fare un cazzo stamattina. Sono Massimi di Quarto. Come? Madonna, adesso è proprio è finita. È pattume. È proprio. Sì, sì, richiama proprio l'astuto. Pronto? Oh! 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 Che devo comprare la roba della musica! Quanto costa? Quando devo venire? Prego. Ho detto che devo comprare la roba per fare la musica. Sono fatto come un cane. Devo comprarmi il computer, devo comprare la roba per fare la musica, i microfoni, tutto. Adesso devo farlo. Quanto costa? Che vado a prelevare? Non lo so. 1000, bastano 1000 euro. Non lo so. Ma che cazzo, non sei un cazzo. Sono fatto come un cane. Dai, 1500, parto 1500. Ehi! Rispondimi! Non lo so. Ma non sei un cazzo! Ah, ti urto la guancia! Ma io porto 2000 euro! Preparami computer, microfono, scheda audio, tutto, preparalo! Sto arrivando! Ok! No, non ce l'abbiamo queste cose! Ma non hai un cazzo! È una chitarra, impara a suonare la chitarra, te la spacco nella schiena la chitarra, con tutte le corde di ciambolgo, mica come una coppa, tappendo, scemo di merda! Va bene, sto arrivando. Panico, 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 panico. Paura! Oddio. Paura!